La partita finisce e noi usciamo a testa altissima, 1-0 contro la Roma, battuta all'andata, è nettamente più forte oggi, nettamente più in forma, ha meritato poi di vincere la partita, ha colpito 3 legni in tutto, 2 traverse nel primo tempo, un palo nel secondo. Da noi più che la sconfitta mi preoccupa Agüero, sono sincero, 3 settimane, che poi magari alla fine saranno 15 giorni, perché FIFA da questo punto di vista è così. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, ma soprattutto in questo nuovo episodio della Superlega, l'episodio numero 11, quello che esce alla fine di una settimana in cui il mio canale è stato ricco di insulti, perché sostanzialmente ci siamo divertiti con il pronostico della classifica finale della Serie A 2020-2021, quindi di questa stagione, un format che esce tutti gli anni, che vi lascio qui sopra nelle schede e che per l'appunto porta sempre molte critiche, molti insulti preventivi per le posizioni, perché naturalmente non siamo tutti d'accordo, ma il bello è anche questo. A proposito però di posizioni, guardate i nostri Rangers che sono all'ottavo posto in classifica, pronti, speriamo, a guadagnare qualche posizione in un episodio ricco sotto ogni punto di vista e che tra poco apriremo, ma soprattutto tra poco vi vado a presentare. Questa è la classifica momentanea, ma molte squadre hanno 29, alcune anche 28 partite giocate, noi per esempio 30, quindi non è una classifica molto ordinata in questa fase. Prima di partire vi ricordo un paio di cose al volo. La primissima è di lasciare un like per supportare questa serie e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video. Attivate anche la campanellina se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo poi di seguirmi su Instagram, cosa importantissima per restare sempre più in contatto con me. E ci andiamo a giocare anche la prima sfida, che è quella contro l'Inter, un'altra italiana dopo la Roma. Tra l'altro dobbiamo vendicare e dimenticare la sconfitta contro i giallorossi, dalla quale però siamo usciti a testa alta per un'ottima prestazione contro la prima in classifica che sta dominando questa Superlega. Quindi Inter, Celtic e sarà derby, e poi Manchester City, 3 partite in questo episodio. Vedete anche il Liverpool, ma dimentichiamo la Champions, io ve lo dico sempre, perché FIFA ha deciso di inserirci la Champions League mentre i cani abbaiano, ma io non volevo, non ci serviva per questa serie qui, non ha senso la Champions e quindi non la giochiamo naturalmente. Perché 3 partite? Perché poi chiuderemo con le ultime 5, e quindi 3 e 4 partite, adesso vediamo divise come, questa serie, questo format che ci sta facendo divertire. Quindi vi suggerisco di mettervi comodi, andiamo ad Ibrox Stadium e giochiamoci questo Rangers-Inter. Ci sono partite diverse dalle altre, partite che si vivono già nella settimana che le precede con ansia, con preoccupazione. E beh, l'Inter è un avversario che ci provoca questo, proprio perché in questa stagione ha significato soltanto aspetti negativi. Siamo stati beffati in campionato all'andata da questo avversario e addirittura siamo stati eliminati in Coppa qualche settimana fa. Quindi oggi abbiamo voglia ovviamente di vendicare le 2 sconfitte stagionali contro i nerazzurri, ripartire dopo quella contro la Roma di cui abbiamo già parlato, ma soprattutto di vincere anche e soprattutto per il Kun Agüero, che come sapete non è disponibile per qualche settimana, sogna di tornare per il derby contro il Celtic, altrimenti tornerà per la sfida contro il City. Occhio all'Inter con Ziyech, Buffon deve subito dire di no, ancora Gigi Buffon che sta crescendo tantissimo in questa stagione, messo subito sotto pressione, apre per Semedo, ha tanto campo il numero 2, intanto questa è la classifica live, mentre Semedo corre sulla destra, rientra e crossa, benissimo per Vidal che la gira, e Kepa dice di no, primo squillo anche dei Rangers. Gnabry fa salire a destra Semedo, partita giocata molto a centrocampo in questa prima mezz'ora, ma adesso saliamo noi, con Semedo che la porta, con Aribo sul secondo, il cross è perfetto, per Aribo sul palo, e poi Kepa se la ritrova lì, incredibile. Gnabry, da Morelos, arriva rimorchio Aribo, visto e servito, occhio al 17 in area, contatto con Mbappé, calcio di rigore per i Rangers. Non ero convintissimo in diretta perché Aribo si è fermato, rosso Mbappé intanto. Rosso mi sembra esagerato, fatemi sapere nei commenti, ma secondo me è esagerato. Vedete qui Aribo si ferma e quindi la mia sensazione è, cavolo, se affondo lui va in tackle e calcio di rigore. Così qualche dubbio in più, ma comunque rigore e rosso addirittura per Mbappé.
pronto ad andare con il destro. Ne ha trasformati tanti in stagione, ma anche sbagliati. E sbaglia anche questo, con Kepa che dice no. Si resta 0-0. Rigore fallito contro la Lazio per Vidal. Partita poi vinta in rimonta con tripletta di Gnabry. Parte proprio Vidal verso Morelos che gira, ma non trova la porta. Più noi che loro in questo primo tempo. Proviamo a ripartire con Sergej Gnabry. Punta De Ligt. Aspetta rinforzi, affida a Joel Aribo che ha seguito l'azione. Ancora per Gnabry. In area, calcia! E si inventa il gol dell'1-0 al tramonto del primo tempo. Sempre Gnabry nei momenti di difficoltà, nei momenti decisivi, fa impazzire Ibrox Stadium e manda in paradiso i Rangers. 1-0. Goretzka. Lo insegue Vidal. Lo chiude Vidal. Poi Tierney orizzontalmente. Giusto così. È inutile che me la prendo col joystick, che dovrò ricomprare a prescindere. O vincere, chissà, perché tanto ve ne parlerò più tardi. E qui bisogna che me la prenda soltanto con me stesso, perché ho fatto un qualcosa che a scuola calcio ti vietano di fare. A scuola calcio, quindi bravo Fede. Posso? Ho fatto una cazzata. No, volevo essere anche un po' più fine, ma rende l'idea. E poi proviamo a ripartire con Gnabry che si addormenta. Tra l'altro è pronto Kenta al posto di Gnabry dopo quest'azione, perché l'Inter è in possesso e attacca pericolosamente con Goretzka dentro. E Asamoah trova un gol bellissimo. Doppietta e 2-1. Inter che capovolge la situazione ancora una volta, come all'andata, a meno di un quarto d'ora dalla fine. Contro questo avversario abbiamo una possibilità di errore minima, perché al minimo calo di concentrazione ci beffano sempre, incredibile. Si mette davvero male perché mancano 30 secondi al 90esimo. Goretzka al cross, Vidal poi Insigne la mette giù col petto. Vediamo se ripartiamo. Bello, la parola di Insigne per Aribo. Difo profondo, Vidal che sta andando, Aribo la porta, non so con quali energie. Al centro tra l'altro sta arrivando Dybala. Aribo è stanchissimo ma continua a correre. Poi il tocco a cercare Aribo. E lì purtroppo pessimi piedi. Dobbiamo sperare che l'arbitro non fischi. Per ora non fischia, poi sì. Nel momento esatto in cui Kent riceve quel pallone, finisce la partita e finisce ancora maledettamente 2-1 per l'Inter. Lo stesso risultato dell'andata e lo stesso risultato maturato in FA Cup. Incredibile. C'è un derby importantissimo. Come all'andata ci arriviamo in un modo pessimo, perché ci arriviamo da una sconfitta. La cosa che dobbiamo evitare rispetto all'andata è il risultato, perché poi lì siamo andati avanti 2-0, abbiamo perso la partita in rimonta in modo pesantissimo e sono passato al mutismo selettivo per qualche minuto, ricorderete anche l'episodio. Detto questo però, al derby ci arriviamo in realtà con una grande notizia, perché il Kun si è ripreso, almeno lui dice. Vediamo un pochino, perché mister, mi sono completamente ristabilito dal mio infortunio e quindi volendo è in squadra. Van Dijk è preoccupato, non so per quale motivo, perché su 31 partite di Superlega ne ha giocate 30, tranne l'ultima, in cui ha riposato, quindi ma esatto, la formazione cambia ogni settimana, il ragionamento è questo. Per quanto riguarda il Kun, lo faccio perché sono un po' pazzo e perché il Kun ci serve. Davanti abbiamo fatto veramente male contro l'Inter, al di là dell'invenzione di Gnabry, che con ogni probabilità sarà titolare anche oggi, ma davanti con l'Inter malino. Detto questo, andiamo in campo, ma prima ancora, mentre il Kun, come vedete, segue sempre la cosiddetta scarpa d'oro, perché ha meno 3 da Neymar, Firmino e Kane, nonostante l'infortunio, quindi ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo in questa sua avventura, in questo suo sogno di base, il Celtic al momento è ultimo in classifica. E io sono preoccupatissimo, perché la classifica su FIFA non è che inganna. Ti prende proprio per il... Esatto, avete capito. La rivalità tra Celtic e Rangers è tra le più antiche al mondo, si tramanda da generazioni. Non a caso questo derby porta proprio il nome Old Firm ad indicare quanto sia antica come tradizione e quanta rivalità, mi ripeto, ci sia
tra queste due storiche compagini. Oggi c'è anche una pesantezza importantissima su questa sfida qui, mentre voi in grafica state vedendo quanto il Celtic ci arrivi effettivamente male, almeno in chiave numeri, ma poi il campo dirà altro, perché è sempre un derby. E all'andata anche ci arrivavano peggio di noi, poi però hanno concluso meglio, portando a casa i 3 punti, quelli che sogniamo e che dobbiamo prenderci noi oggi in qualsiasi modo. Loro sono forti perché hanno anche dei protagonisti forti che francamente non ricordavo. Qui per esempio vedo Capitan Busquets, ho visto prima Salah, ricordo che in formazione hanno anche Zaniolo, qui c'è Kyle Walker, insomma un gran Celtic. Noi abbiamo degli ex del Celtic, su tutti Van Dijk, che nella realtà ovviamente è cresciuto proprio nei biancoverdi e che qui è il nostro capitano, quindi fa un certo effetto. E poi anche Kieran Tierney, c'è Forster tra i pali, poi Kyle Walker, Hermoso, Lenglet e Mendy nei 4 in difesa, McGregor, Thiago Alcantara e Busquets a centrocampo, con Morata, Salah e Forrest davanti. Un po' di nuovi acquisti e un po', chiaramente, per mixare il tutto, Celtic originale con Zaniolo, che avete visto parte dalla panchina. Questi siamo noi, con Buffone che ha la fascia al braccio oggi, quindi in realtà è un errore, ma facciamo finta, faremo finta che sia una scelta voluta. La formazione la state leggendo, con Dybala, ma soprattutto Agüero che rientra dopo l'infortunio. E allora è tutto pronto. State sentendo i tifosi cantare, ma si parte con il possesso del Celtic in questa 32esima giornata di Superlega. Kimpembe, Tierney, gira di prima per Vidal, subito dentro per Gnabry, c'è dietro Agüero, servito in area, destro con Forster che dice no, poi arriva Ribo che calcia fuori. Agüero poteva regalarsi il gol al rientro e invece Forster tiene lo 0-0, cancella il vantaggio dei Rangers, che però sono partiti molto bene. Mendy trova il tocco verticale, sponda di Forrest, scambio con Busquets e poi tocco dentro per Thiago Alcantara. Mendy riesce a far passare per Thiago, attenzione al Celtic, ancora Van Dijk e poi vantaggio di Morata che fa esplodere i tifosi del Celtic. Old Firm sbloccato con il timbro di Morata, qui era stato ancora perfetto Van Dijk, poi fortunati loro nel rimpallo, bravo Morata da rapinatore in anticipo su Kimpembe, batte Buffon sul suo palo, 1-0 Celtic. Dentro subito per Dybala, parte Agüero, visto e servito, ottimo pallone di Dybala, Agüero, Forster ancora sul Kun e poi calcio d'angolo. Vidal, Pellegrini evita l'uomo, cerca Agüero, lo trova, poi apertura perfetta in area per Aribo, l'ha presa ancora Forster, incredibile. Al quarto della ripresa, forse ha perso l'attimo, doveva calciare subito, guardate, si defila ma poi calcia e Forster sul suo palo. Insigne la mette giù ma non riesce a trovare compagni. McGregor all'indietro, Agüero si è rifatto male e meno male che ci avevano detto che era al 100%. Di male in peggio, tra l'altro non so quando si sia fatto male perché non ha toccato un pallone nel secondo tempo. Adesso proviamo ad uscire con Insigne, Gnabry parte senza palla, Insigne va in percussione, bene Insigne, benissimo, li salta tutti, c'è anche Gnabry, palla ancora verticale, in area, Gnabry, Forster! Poi lancio verticale a cercare lo scatto di Salah, Buffon non esce, Salah defilato. Ricomincia da Walker che lascia partire il cross, Kimpembe, poi Pellegrini si è spostato praticamente e McGregor fa 2-0. Celtic immeritatamente sul 2-0. Non è un risultato giusto, però se noi non segniamo non me la posso neanche prendere con Gnabry, perché una giornata no, dopo una stagione come quella che sta facendo, gli si deve anche concedere. Intanto Morelos, limite, fa tutto da solo e poi Forster arriva pure qui naturalmente. Evita Tierney, Mendy, altro cross, Kimpembe, poi la palla resta pericolosamente in area e vabbè, e allora vale tutto, e allora vale tutto, perché poi si legge 3-0 e tu pensi a un tipo di partita, no? E invece così non è. Però noi accettiamo, abbiamo accettato tutto in questa stagione, non posso che accettare anche un 3-0 con l'ultima in classifica, perché tanto va bene così. E finisce il derby, finisce l'Old Firm, finisce così.
partita che avete visto e che mi astengo dal commentare. E direi di voltare pagina e andare a giocare la sfida contro il City. Ah, prima ovviamente bisogna capire cosa ha Agüero, perché si è rifatto male completamente da solo in questa partita. E la speranza è che non sia nulla di grave. Si va avanti così? Sta partendo Amiano e se ne è accorto Kimpembe. Lancio che sembra preciso, Callejon torna, ma Amiano la meglio. È andato il 15, la porta fino in fondo, poi la mette per Morelos. Non è vero, non è vero, non è vero. Ma purtroppo sì, è vero. Capita anche ai migliori, ragazzi. Il Buffalo, giocatore straordinario, ma poi sterza e apre Semedo. Di prima a cercare Kent, subito dentro, gran pallone, Agi all'indietro, Dybala! Che azione dei Rangers! E Paolo, la gioia Dybala, la mette dentro per il gol dell'1-0. Trovando poi ancora Dybala, che vuole Kent, la sponda, ottima per Vidal, di ritorno verso Kent che arriva sul pallone e lo apre dalla parte opposta, dove sale addirittura Semedo, che incrocia Ter Stegen! Dice no, nega il primo gol in campionato a Semedo. Fa viaggiare ancora Sanchez su quella corsia, lo insegue Agi, arriva il cross, Buffon perfetto e poi il pareggio del City con un beffardo tocco di Kimpembe. E secondo me senza il tocco di Kimpembe Buffon prendeva anche questa. E invece Gundogan ha fatto 1-1, che poi apre in zona Amian, dentro c'è Morelos, Amian sterza, ricomincia da Pellegrini, c'è Dybala al limite e anche l'opzione Morelos che prende il tempo benissimo e prende pure il palo. Però non è proprio la giornata di Morelos. Errore a porta vuota e palo su bellissimo lavoro precedente. Insomma, quando non è la tua giornata te ne accorgi. Poi ha tutto il tempo di smentirci. Dalla parte opposta il City, Callejon, salta Kimpembe e crossa per Ramsey, che prende il palo e Haller mette dentro il gol del 2-1 in posizione regolare. City che l'ha ribaltata in un minuto praticamente. Apre su Amian, dentro c'è Morelos, poi Dybala, altra bella azione dei Rangers. Manca sempre qualcosa, in questo caso stop sbagliato da Dybala. Perfetto invece quello di Semedo, che la tiene in campo, ma la riconsegna al City che può ripartire. Haller fa viaggiare Sanchez, lo insegue Semedo che è colpevolmente stanco perché ha giocato soltanto il primo tempo. Torna comunque sul Ligno, che la mette sul secondo palo, e 3-1 di Callejon. Adesso il City gioca come vuole, 3-1. Ramsey a viaggiare ancora Sanchez, Callejon è sempre solo a destra, il cross è per Haller questa volta, Kimpembe, poi Pellegrini, il pallone rimane maledettamente lì per Gundogan che fa 4-1. Non siamo particolarmente aiutati dalla fortuna in questo episodio, zero proprio, perché a loro riesce tutto e a noi riesce nulla. Anche qui l'avevamo recuperata e poi l'abbiamo ripersa, non si sa esattamente per quale motivo. Facciamo che sono più bravi di noi ed è 4-1. Haller gira per Gundogan, dentro poi il tocco per il Migno Maraviglia, in area, riesce a crossare, Amian mette fuori e segnano in tutti i modi. Vabbè, esagero se dico che ormai è tutto buggato. Che ormai è tutto buggato. Per qualcuno ovviamente esagererò, però fa niente, per quelli che ragionano, che hanno una testa e si accorgono che FIFA 20 è fatto male, magari non esagero. Ma come ho detto in precedenza in questa serie, quando si inizia un qualcosa lo si porta a termine, quindi vabbè, era iniziata anche in modo normale questa partita e finisce così, con l'incapacità totale di commentare un episodio che, se volessimo analizzare con la buona fede, giudicherei come sfortunato. Questa la classifica di fine episodio, un episodio in cui le abbiamo perse tutte. In qualsiasi modo abbiamo perso con l'ultima in classifica, che chiaramente retrocederà di brutto perché ha fatto un campionato penoso. Ma no, noi siamo riusciti a perderci 3-0, ho rimosso. Poi abbiamo perso con l'Inter, come abbiamo visto, abbiamo perso con il City, come abbiamo visto. Siamo a metà classifica, 45 punti. A questo punto vi do appuntamento alla prossima settimana con nuovi video. Vi ricordo che su Instagram sapete già quando escono i video, perché vi faccio attivare i countdown, ne parliamo, discutiamo di questo e molte altre cose. Ma per quanto riguarda il canale, ovviamente vi invito a lasciare un like a questo episodio per supportarmi mentalmente
iscrivetevi appunto a questo canale e attivate la campanellina. Poi vi ricordo anche di abbonarvi, perché quando ritornerà la carriera su FIFA 21, e ritornerà a breve tra l'altro, avrete anche contenuti esclusivi. Come sono solito fare ultimamente, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag vabbè, che è come ho concluso la sfida con il City, che effettivamente riassume un po' l'episodio. Detto questo, un bacione, never give up e bella regà, alla prossima!